Allora, hai 15 ci siamo? Siamo tornati. Mi accendi la cosa lì? Siamo tutti a posto, eh? Ok, accendi lì. Ma avete alzato la temperatura? Sì, abbiamo. Ok, abbiamo purtroppo passato. Ragazzi, c'è su tutto, sì. C'è, c'è. Purtroppo ragazzi, siamo tornati, ma abbiamo avuto dei piccoli problemi di, come posso dire, tempistiche cose, perché avevamo una cosa da fare nel frattempo, se no dopo ci si fate troppo tardi. Allora, ti ho detto della bella notizia, dimmi Peppe, dimmi tutto, dimmi. Ancora no, non mi ha detto niente, non mi ha detto. Sì, sì, sarà sta in cucina, madonna. Adesso preparo l'omeletta, andiamo. Allora, omeletta, per l'omeletta... È il tuo turno. È il mio turno. Per l'omeletta qua ci penso io. Per l'omeletta perché? Sì, sì, per farla, per provare la differenza tra uno e l'altro. Allora, per quanto riguarda l'omeletta, ragazzi, qua ci prendiamo le uova. Dove stavano le uova? Ah, eccole. Uova. Belle precise. E tu non lo sai perché... Prendi la sedia, poi mettete pure seduta di qua. No, di qua, io di qua. Sto in piedi, sto vicino. Ok, no, se vuoi stare in piedi va bene. Tu sei okay. Stato vicino a me tutto. Sì, sì. No, lui è stato vicino a me tutto. Non lo sa Lucy, Lucy non lo sa, ma io ho fatto l'alberghiero, vabbè in pochi lo sanno in chat, ho fatto, ok lo sanno tutti, ho fatto l'alberghiero e sono uno chef di quelli proprio super precisi, quindi adesso vediamo. Quindi io sono per due. Ok, una, hai visto, mi ha detto scappa fuori alla fine del mondo. Guarda, io da meno, non è che... Anche non lo sapevi fare, è vero, perché già c'hai la forza e volontà di fare le cose, Dio patrino. Na madonna, re. Allora, quindi, le uova si prendono, belle precise qua, uova. Poi, queste pure le prese belle, belle costose queste. Queste... Le ha scelte babbo. Le ha scelte babbo, grazie. Allora, latte intero, anche se preferisco quello parzialmente scremato, però va benissimo. Due uova per quattro persone è un assaggio, ragazzi. No, è un assaggino, tanto è un assaggino. Sono per una settimana. Esatto. È perché vai, inizia a girare. Andiamo a vedere come va Matteo. Io non gli posso insegnare niente. Harry. Ma questo è il latte, però. Sì, sì, lo so, l'omeletta con latte. Ok, cosa è successo? No, è che hanno passato un po' la temperatura, sono... Voglio che siano ben cotti. Ah. Perché... Alza un po'. Come si fa? Devi girare... La manopola. Ecco, 185. Sì. Allora, il latte ragazzi, sull'omeletta è importante. Qua, perché, allora, il latte ragazzi ci vuole il giusto latte. Non è né troppo né poco, quindi ci vuole proprio il giusto. Basta. Ok. Il giusto, io lo faccio a occhio. Lo vedo a occhio. Grazie mille, bello mio, Anonymous. Qua, se gira... Cucinavi questo alla Gaia? Sì. Tutte le mattine? Con una rosa? No, ma che cucinavo questo qua? Gli do una bella girata qua. Allora, metti il sale, sì. Noce moscata e sale, sì. No, il sale dopo il riso lo metto. Dopo? Sale dopo, allora, noce moscata. L'omeletta questa qua. Il re è la fine del mondo. Se lo faccio io. Un po' di noce moscata. 200-300 quando già avevo i pensionati a Sarrano. Non tantissima. Passo con un po' di sale. Una volta ho fatto un servizio americano a un lance. 2500 persone. In un grande albergo a Tolentino. Hotel Santa Lucia. C'è un po'... Altro che corse lì. Da solo, eh? Come da solo? Sì, da solo in cucina. Grazie mille, sì. Grazie. Le donne, a me va sempre. I pancake, una madonna. Mi prepara qualche giorno prima. Ah, ok. Ma anche io di solito mi preparo le cose prima. Perfetto, poi ci mettiamo un po' d'olio qua dentro, ci metto dentro la padella. Bibi, scrivimi su Instagram. Ah, vai. Allora, olio ci va il giusto, non tantissimo ma nemmeno poco. Ok, è il giusto. Magari imparo anch'io, me la faccio anch'io la mattina. È semplice ma allo stesso tempo abbastanza complicata. Adesso sto seguendo. Sì, sì. Io le frittate le giro con le mani. No, ti giuro. Ma anche io mi ustinerei. Io prendo una padella, metto la mano. Oh la madonna!
Oh, la Madonna, che roba è un megafono grosso così della Madonna! Io mi ricordo. Guarda, se mi porti questo è la fine del mondo. 150, 200 omelette facevo. Non è la vita per me cucinare così. No, no, per 200 persone, poi veloce Enrico, è vero Enrico? Ho capito. La Madonna. Ma se gli faccio cucire la padella, l'omeletta, ragazzi, per come l'ho detto prima, non so se avete sentito, però ve lo ripeto. Io, ragazzi, per quanto riguarda l'omeletta, l'ho portata come esame del quinto, quindi. E che hai preso il voto più alto. Voto più alto di tutti, sì. Semplice, ricetta semplice, abbinata con un vino. L'omeletta lo sapete tutti, sa. Di per qua. Voi ti fate la scuola, alberghiera. Sì, sì. Ma non è semplicissima, Per me. Parlo bene, omeletta. Omeletta significa tipo mezzaluna, quindi. 10 minuti. Mezzaluna, perché appunto se fa a metà. Se fa a metà, ta, deve uscire proprio perfetta, quindi. Tu metti a metà la cosa, poi. Non è facilissimo. Una spatoletta. Ecco, con una padella. Una lecca padelli, questa lì. Ci vuole. Sì, guarda tutto, la metti al centro, giri un po', poi. Ta, 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 scappa. Ma semplice così o ci metti qualcosa? No, no, semplice, omeletta. Ok. Ti metti in bambina, no? No, no, no. Semplice, sì. Niente detto. Allora, vediamo un po' se è pronta. Buono. Sì, è perfetta lì. Io. Palla dondolata, non torno. Tranquillo, lì. Perfetto. Giriamo. Un po' una frittatina. Sì, ah, sì, ma strapazzata la fai tu. Sì, sì, strapazzata tipo. Tipo strapazzata così. 8 minuti e 20. Troppo olio, Ri. 8 minuti e 20. Anga. Troppo olio. Cioè, sì, un po' tanto olio. Troppo olio, ma non è un problema, ragazzi. Scapperà fuori una meraviglia. Anche la Bibbia, la tua sub, Carlo gli ha regalato la sub. Grazie mille, Carlo Sudapsiu, grazie mille che ha regalato la sub a Bibi. A Bibi. Tra l'altro 8 mesi, quindi vuol dire che ti aveva già fatto la sub per 7 mesi. Sì, sì, lo so, ma mistica, mistico mi seguiva, una madonna, una grande, a voglia, mistica, mistico. A parte abbiamo pure giocato, non mi ricordo. Ah sì? Mi pare a qualcosa a GTA RP, non mi ricordo. Aspetta, manca ancora 7 minuti, Facciamo rifare tutti. Tanto lui è quasi finito? No. No, ok. Ok. Ora c'è il momento del... Sì. Ok, vai. Che è il momento quello più difficile qua. Faccio cuoce per bene. Bella precisa, ottima. Guarda un po'. Basse le padelle per fare le omelette. Esci, Henry. Esatto. Ancora non mi piace. Dai, io con la punta così, poi. Poi salta. Ci voleva quella più bassa, esatto, Henry. Quella più bassa. Che è quella. Ah, però non ce l'ho in induzione. Non è un cadro, io mi sei rotta. Io? Io alle 4 e mezza sto in piedi la mattina, alle 5. Mi si è rotta lì. E quindi no, la padella non è quella buona. No, c'avevo quelle con fondo rosso sotto, che basta. A me si è rotta, però. Comunque l'omeletta è sempre buona. Io ci metto anche un mezzo cucchiaino di pangrattato. Ah sì? Che la unisce bene. Devi accettare il suggerimento dello chef. Pan grattato, un po' di parmigiano, no, Henry, tu ci metti tutto tu. Comunque, sempre la padella quella.
La devo comprare. 5 minuti e 35. Tanto quella ora che la piatta lui... induzione. Quella piatta, sì, io ce l'ho, però piccoletta ce l'ho. Però non è induzione quella che ho io. No, no, io ce l'ho quella induzione. Piccoletta. Peccato. Avevo anche avuto un sacco di problemi nella preparazione, troppo lungo, e poi non si era ancora asciugato il sugo, quindi non ci sono le sottilette, quindi non sarà esattamente lo stesso gusto. Buona. 5 minuti esatti, quindi assaggiamo prima la tua e poi esce la mia. Peccato che qui è si è rotta, si è spaccata un po'. Perché a livello visivo fa un po' schifo vederla. Però eccola qua. Cioè, abbiamo qua l'omeletta che in teoria dovrebbe essere precisa qua, tagliata a metà, bella precisa. Però ragazzi, questa omeletta è una meraviglia veramente. Tu devi sempre il primo lembo, piano piano fai un 2 cm. Vai. Sale? Ok. Mi piace lo sale. Pronta! Ci siamo! Dobbiamo assaggiare? Assaggio io o assaggio Enrico? Enrico, fame, Enrico eh? Io? Allora, vediamo un po'. Ah, ma non ti preoccupare, questo mangio. Enrico, che mangiate, eh? Enri. Prima lo chef Enrico? Certo. Che facciamo? Prima lo chef Enrico, ragazzi. Prima lo chef Enrico. Vai. Vediamo un po' come è uscita. 4 minuti. Vediamo un po'. Allora, prima cosa, a livello visivo. A livello visivo, come vi sembra, ragazzi? Da 1 a 10. Da 1 a 10, dovete dire, tipo, a livello visivo, com'è? 9. E fai metti il pollo in chat. Così non puoi capire. Com'è? A livello visivo, da 1 a 10. Alla madonna, 0, orrenda, no, terribile, vabbè, anche 7, fa schifo, 11. Prendi un po' omeletta, scrivi un po' su internet, omeletta. Livello agrario bocciato. Due pieghe di lì. Allora, il problema è che, vabbè, questa è l'omeletta, quella, ecco, così doveva venire fuori. A mezzaluna. A mezzaluna. Farla vedere qua che è meglio. Questa tu così doveva venire fuori a mezzaluna. Però diciamo che dai, a livello visivo fa schifo, dai. No, dai, però è simile. A livello visivo fa schifo. Però un po' più piattina, però magari. Vabbè, dai, un 2, dai, un 2, 3, dai, se che si è spezzata, dai. Tiro fuori? Tira fuori, vedi un po'? Aspetta, tira. No. 2 minuti e 30. Vediamo, apriamo. Dai, lasciami ancora 2 minuti. Che c'è? Allora, dai, quindi a livello assaggiare. A livello visivo, poi dopo vediamo un attimo com'è. A livello invece gustativo, vediamo un po'. Comunque, frittata è sempre buonissima. Lo so. A te, magari perdo tutto questo. No, invece giù non serve, basta. Vedi un po'. Ma che è? Wow. Piglia, fammi un po' vedere Enrico qua. Buona. È buona, Enrico, ti piace? Io sono guasto per le frittate. Sì, ma com'è da 1 a 10, Enrico? È buonissima, 10 e mezzo. 10 wow. E mezzo? È buona veramente, Enrico? Sì, buona perché non rimane tanto spugnosa, giusta. Troppo spugnosa, vediamo un po'. No, no, va benissimo. Ah, beh, è buona. Molto buona. 8. 8? Sì, un po' troppo sale. Dici? Nel mio pezzo sì. Però 8, è un buon voto 8. Facciamo sì. C'hai ragione, un po' troppo sale. 8. C'hai ragione. Ci ho messo un po' troppo sale. Manca il sale, babbo, ce ne va proprio babbo. Il sale ce ne va proprio poco. E io ce ne ho messo leggermente in più. Quando... Ehi, ma Matteo, spegni il forno andando. Sì, sì. Giro di qua. Sì. Così giro già allora. Prego. Ma io mangio da solo, non c'è da me che ben bocchi. Ci vuoi un po' come? Salata, per davvero. Un po' saladina, sennò è buona.
Il sale dopo ci sono messo. Lo dovevo. Com'è? No, è ripetibile. Da 1 a 10, babbo? Se non era per lo sale era 10. Diamo 8. Buona. Dai, com'è? È buona. Ti piace? Buona. Come tor... Che fai, porca me? Che fai, Dio, perdino? Ma non stavi a dieta? Buona. Oh, che tafoso. È troppo sale, c'è ragione. Com'è? E in cucina? Buona il riso, solo che è troppo sale. Vabbè. Mia. Qua, ragazzi, ci siamo sbagliati. Mi sono sbagliato, dai. Dai, al valore di Enrico è 8. No, 10. Enrico mi ha detto 10. Ma botto. Enrico, guardi. Ah, sta a guardarci. Adesso prendiamo i piatti per i cannelloni. Allora, prima mettiamo i cannelloni un attimo dentro il piatto, vediamo l'impiattamento. Non ti aiuto per niente perché nessuno mi ha aiutato a me. Ma lo fai da solo, voglio vedere. A livello di impiattamento, ti serve la paletta che vuoi? Sì. Quale ti serve di paletta qua? Questa, ah, ok. Questo è il piatto? Sì, ti serve un guanto per. No. Ok, vediamo l'impiattamento della signorina Lucy. Non sono freddi, sono caldissimi. Ah, ok, allora facciamo un attimo freddà. Come facciamo? Non lo vuoi mettere nel frigo? È fredda sul piatto. Nel frigo le mettiamo. No, ma se fredda sul piatto, Matteo. Sul piatto. Però dopo esce, cioè quando le metti sul piatto, dopo si sfracella. No. Sì, adesso la metterò sul piatto e si sfracella perché è caldissimo. 1:30, Matteo. Dai, fa niente, anche vabbè, se vabbè, fai un attimo un piatto intanto, poi dopo mettiamo... Io lo guardo meglio. E ti serve la sparra? Te la do. Ecco. No, prendi questa per... Lucy. Dammi. Guarda, la tengo io questo. Tranquillo. Ce la posso fare. È caldo, raga. Vabbè, li facciamo freddà. No, dai, questi qua per noi, un attimo, per noi. Ok, se vanno fatti freddare li porto sotto, li mettiamo un attimo in frigo, guarda. Ma che frigo? All'aperto, apri la finestra e li lasci solo lì a prendere l'aria. Ma freddano da solo, no, dai. Dammi un pezzettino di Scottex. Ma si freddano, Matteo, dai. Allora, qua, belli precisi, sì, lo so, allora se noi li portiamo sotto, come dicevo io, no, babbo, allora prendi una sedia, li metti, apri la finestra lì dentro la cucina, metti sopra la sedia, esatto, prende un po' d'aria fresca e secondo me si raffredda subito, vai, piglia. Non lo vedete bene, si raffredda così, dai, qua. No, Henry, fidati, no, lascia, metti giù. Oh, adesso, ma sei belli. Yeah. Vabbè, va bene così, vanno bene? Sì. Saranno visionerete. Perché sono caldissimi, visionate. Però a me piace caldi li cannoli mangiarli, Lucy. Portili sotto, fidati. No. Facciamo no, questi, no. Sulla teglia. No, Matteo. Ormai se facciamo questi piatti. No, questo è per me. Magna, Henry, magna. Ok. Magna. Ok. Va bene. No, l'Italia è corrotta. Dai, allora ragazzi, a livello visivo, tra questi e l'omelette mia, com'è? Com'è tra questi e l'omelette mia? È buoni, questi pure belli. Me fate un attimo un... Piatto per te? Quello che sì, un attimo solo. Me fate un attimo... Sì. Un pull tra questi e l'omeletta. Qual è meglio? Cannelloni o l'omeletta? A livello visivo, ovviamente. A livello visivo, esatto, loro perché sono quello. Ce l'hai tu? Tanti, leggeri. Ah, se ti ho non c'era, regà, ci siamo dimenticati perché abbiamo cercato il costume. Però ci tenevo a farti questo piatto, cioè lo volevo proprio a vederlo, è bellissimo, mo Enrico lo assaggia. No, vai tranquilla. Ma io sento l'odore. Tranquilla, grazie. Allora, fate un po' un sondaggio tra
questo e quello. Ragazzi, vi devo dire che sono luguliani. Luguliani. Scott non è soffia. Tra questo... Lui si mette. Vediamo un po' com'è. Lui si mette in un po' seduta. Vai, vai. Qua, io. Canne, luci. Attento a non... No, ma chi tocca? Io. Canne meravigliosa, di Dio. Siamo il giudizio Enrico, ragazzi. Ma che c'è bisogno pure di votare? E non mi donna se c'è bisogno di votare. Fai un po' vedere il voto. Dove vedo il voto? Là. Spero pure la sedia. A livello visivo, credo più belli. Sondaggio in corso. Sondaggio in corso questo, Matteo? Sì. Non lo capisco io, però. Riccaci. Buon appetito. Anche tanto. Lo so, perché... Porca troia. Sono molto indicati. Ok, Henry. Allora, da 1 a 10 è un 8 per quanto riguarda i cannelloni. Per quanto riguarda il... E tu un 20%. Due. E io 2. Da 1 a 10 un 2. Questi qua invece 8. Henry, a livello... Come so? Buonissimi. Qua è meglio, l'omelette mia o questi? Tutti e due buoni. Ma... Però devi dire chi ha vinto, Henry. Tutti e due. Devo essere sincero. Lo stesso voto? No, qual è il migliore? Questo è un po' meglio. Un po' meglio, un po' meglio. Matteo, c'è ancora il tuo di voto, fai. Matteo, il suo pianto non gliela fai tu, porco. Devo dire io, Rusi? E te sì. Seduto. Io poi dopo dico che cosa non mi piace dei miei cannelloni. Te l'ho data di là, sta là. Rispetto al solito. Chi sta di là? Comunque sono molto delicati questi. A vederlo io lo so col besciamella, per me è favoloso. A me per me è un... sinceramente ne fanno morire. Ti sto prendendo per il culo. Prendo per il culo. È buono. Marco, ah! Oddio, vedevi la faccia sua, diceva. Brava Lucy. Allora, da 1 a 10? 7, è troppo sale, mi hai fatto aggiungere. È buonissimo, è ricco. Ah, tu perché mangi salato? Io invece tu mangi sciabo, io mangio invece salato. Ah, ok. Quindi, però, essendo che so che mangio salato, per me è un. Lucy, è la fine del mondo. La carne è buonissima. Davvero? Dai, sono buoni veramente. Lucy. L'unica roba, no, veramente. L'unica roba, Lucy, veramente. Brava, Lucy. L'unica roba è che veramente dovevano freddare e forse il sugo doveva un po'... No, perché se il verde non si mangia freddo. No, perché vedi... è troppo liquido. No. Sì, no, un po' si dovevano raffreddare. Perché sì. Doveva un guarda po' che se dopo... asciugarsi. Però domani sarà fantastico. Domani... Sono contentissima! Devi scaldare il bagnomaria domani. È favoloso. Hai vinto tu, Lucy. Lucy. Ci tenevo tanto, ti giuro, ci tenevo veramente tanto. Brava Lucy, guarda che no, 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 veramente, no, sono buoni veramente, Ma io sto dicendo ciò che me la riguardo, non lo seguite gli ingredienti. Mi dispiace. Come so, Henry? Buonissimo. Dove c'è lo foglio? Io faccio uno screen. Ci ho messo tanto, però ci tenevo. Grazie, tranquilla. No, 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 sono veramente buoni. Se sta la prossima volta la pasta la facciamo a mano, La prossima volta facciamo un dolce, così sono più veloce. Che si pezzette? No, no, la prossima volta facciamo la pasta a mano. La prossima volta voglio vedere col mattarello là a tirare la pasta. E poi facciamo la sfida. Allora, la prossima volta cucino i pici al tartufo, va bene? E ri, è favoloso, e ri. No, vengo da te, facciamo come... E ri, questa è parte con il suo, Facciamo Sta battuto quello suo, Magari se tu ci stai, magari pure settimana prossima. Faccio un tatto tu che devo passare da Albe, Jack, lo conosci? No. C'è una streaming house, Technoid, già dentro. No, non sapevo. Vabbè, comunque c'è una streaming house, questo Albe, Jack, praticamente mi ha detto, dai, ma te quando è... No, mi sono autoinvitato in realtà, gli ho detto, quando è che mi inviti su? Qui c'è una streaming house, c'è tutta la postazione da streaming, tutto preciso. Porca miseria. Lo volevo andare a trovare. E poi vengo da te. Ci sto. Dai. Ci sto. Ci sto pure io. Madonna. Un clip cannelloni di Lucy Lane. Vado a Milano, quindi settimana prossima, vabbè, poi vado a fare un salto, un saluto a Dancol, a Torino. Adesso ecco lì vicino a Torino. Dopo la curva. Tu vai spesso su a Torino?
Ma San Marinino quando è, ragazzi? Ragazzi, è la fine del mondo, si cannoli. No, no, tu freddarli no, se freddi non li mangio dopo io. A me così mi piace, devono scottare dalla bocca, no Henry? Sì, a me devi scottarlo ora. A me piace caldi caldi, questo è buono, preciso. Invece a me è il contrario, a me no. Piacciono freddi. Proprio. Ma che freddi, lo cannolo freddo, che mangi? No, una madonna, io ormai sono più buoni freddi, vero Henry? Non ho fatti mai con questi cannelloni qui. 10 Dombe! Grazie! Grazie Dombe! Bisogna scriverla su, sul foglio, vabbè. Dompe. Dompe, trattino basso di lì. E al fianco ci scrivi pure, tra virgolette, muro. Sotto Mattia? Sì. Mattia pure muro? Sì, sì. Dompe Rignonne. Quando è? 10 sabbe? Dompe. Allora, mamma mia, Enrico c'ha il tè, c'ha, vero Enrico? Faglielo un po' vedere. Sì, ce l'ho. Faglielo vedere un attimo in chat, me lo passi? Allora, qua c'ha il tè, Enrico. Enrico c'ha il tè, no, è per lui, per lui. Il tè è per lui, sì. Questo è per lui. Vuoi una level up, vuoi vino, vuoi... Va bene, level up? Vuoi un po' di vino? Perché prima mi hai rubato, no, il vino non lo bevo. Prima mi hai rubato l'acqua di nuovo. C'era pure scritto così sopra. Non ti sei accorto, io non ti ho detto niente perché stavi messo girando, ero pure in ritardo. Ma sì, ero agitata, e quella lì c'è scritto Lucy. E su Matteo, non ti ho detto nulla questa. Però. E su Matteo. Quindi magari ma che... ho un po' d'acqua, una level up, qualcosa da bere. Ti faccio una level up, ci sta la Coca-Cola? No, sotto, la Coca-Cola, te va bene? Ah sì, è vero, ancora meglio. La Coca-Cola sta sotto, dai. Così me la digerisco. La porta bene, perfetto. Mio padre, non gli posso dire comprare la Coca-Cola, perché mio padre quando gli dico compra la Coca-Cola per l'ospite, sai che compra? La Pepsi. La cola coca dell'Eurospin. La cola coca? Quella esiste, dell'Eurospin. Esiste la cola coca? Sì. Della blusa. Sì, sì, con la coca. Perché diavolo, Marto, porta. È tipo la copia. È la brutta copia, sì. Le cordici, e a mio padre se la beve pure calda, quindi non è che dici... La Coca-Cola calda, se la beve, piglia la sottomarca, calda e sgasata pure, gli piace, vero? Esatto. Io non so mio padre come cazzo fa, è un uomo di altre vedute. La ricetta ce l'avevi su, sul foglio Lucy. Enrico. No, no, Enrico, devo fare una foto alla ricetta. Quale? È la ricetta di Lucy, devo fare la foto. Ma ho scritto il mio indirizzo, non io. Puoi postarlo. C'è scritto il mio indirizzo, non puoi postarlo perché mi ha detto che mi voleva mandare le ricette. No, davanti. No, io non lo posto, io per me me lo tengo. Ah, ok. Io perché lo voglio rifare a casa sto sugo. No, 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 io non è che metterò poste, io perché la voglio rifare. Grazie, Thunderscotch, 17, 5 mesi. Io questo sugo, Enrico, ci voglio provare a fare la lasagna. Sì. Eh? Gnocchi, che buono. Ah, oh, gli gnocchi. Sì, bravo, Enrico. Sì. Dolce, non è acido. No. È proprio preciso. Perfetto, io gli gnocchi ci voglio fare. Bravo, Enrico. Io non so come fai, cioè, o perché hai lavorato in cucina, quindi... Sai come si fa? No, io sono brava solo in pasticceria. Cucina, mi sono esercitata iniziando il format delle live di cucina. Mi sono buttata non sapendo fare niente, ho provato, riprovato. A volte ho anche sbagliato qualche ricetta, molte volte sono venute buone. Anche le lasagne alla zucca vegane sono una cosa spettacolare. Anche se dici vegane e tutti dicono che schifo, ti giuro che fatte per Halloween... E sono venuti alla fine del mondo. Dammi ride, ne ho donati. Sono venuti tutti a spillarmele. No, ce n'è ancora? Oh, ce n'è ancora? Sì. Dai, anche tu, Henry. No, no. E dagli. Ma tu non sai, cioè, ma tu lo sai che fa Ceduccio? No. Ceduccio fa una cosa bellissima che vorrei fare pure io. Che? Ma è difficile, impossibile. Cioè? I pandori. Ceduccio fa. Il panduzzo si chiama?
Buonissimo. Dove li fa levitare? I pandori, vero che fai i pandori? Ce l'ho ancora a casa, ma lo primo pandoro subito. Che mi ha fatto faceva cagare, però lo secondo che mi ha dato. Togli un po' la copra che copre tutta la Lucy. Era più buono lo secondo. Un bicchiere per Lucy. Uh-huh. Sì, com'è? Il pandoruzzo fa praticamente fa dei pandori piccoli. Piccoletti così, fa dei pandori. Ah, ok, no, pensavo grossi. No, piccoletti, piccoletti così. No, li fa lievitare come tutto l'impasto preciso, perfetto, no? Però dopo fa tipo. E poi dovrebbe mettere a testa in giù. Cioè, deve mettere dei ferri e poi girarli a testa in giù. Sì, li fa proprio precisi. Per li farli fa. Un po' stagionare. Sì. Ma lui è bravo pure a fare la pizza. C'ha i forni proprio dentro casa. Ha il forno della pizza? Sì, lui è bravo. A legna? Sì. Ma veramente? No, a legna, no, a legna. Quello elettrico, però, quello da pizzeria. Con la pietra che arriva fino a 500 gradi. Comunque sei dimagrito tanto che hai detto, Bello, latte e rico lì. Te lo porti in casa, ci fai colazione. Un'altra! Ecco qua. E che c'ho il culo grosso, quindi vado fino in fondo. No, ma che culo grosso? Ma tu non sei mai vista una è che c'ha il culo indietro, grosso? È indietro, scusate, ma anche c'è un sedere bellissimo, c'è invece. Cioè, è perché questo coso, cioè se vado all'indietro si piega. Io ero pure non arrivo. Quindi... Tranquilla, tranquilla. Qua siamo un po' stretti, stiamo un po' messi, esatto. Meglio stretto. C'è il culo. Cioè, meglio? A te piace tipo a te piace più la, una cucina un po' così, un po' casereccia, così dove è un po' scomoda pure? Oppure ti piace più le cose eleganti? No, io allora, no. A me, tipo, quando si mangia in casa, io mi mangerei qualsiasi cosa, anche la scatoletta del tonno in giusta compagnia va benissimo. Mm. Se invece devo spendere soldi per uscire, quindi no, il taxi, e il ristorante, e il freddo, preferisco magari uscire due volte in meno, ma andare una volta ogni tot mesi nel mio ristorante preferito, che magari anche... carino, elegante, piuttosto che andare, cioè uscire a cena tutte le settimane come fa la maggior parte della gente a Milano. Preferisco uscire molto meno e andare quella volta ogni tot in ristorante che mi piace. Però a casa veramente... Tu te lo finisci da mangiare adesso? Io finisco questi due e questo se te lo vuoi finire mi fa un po' paura perché sennò è un po' tardino, sennò non dormo. No, te lo dico perché mo te voglio raccontare una storia. C'è sta Kevin in chat? L'unica cosa che non mangio, anzi le uniche due cose che non mangio sono uno il kebab. Perché poi mi rimane sullo stomaco, c'ho un brutto sapore in bocca. Non lo so, non riesco a digerirlo, non sono omologata per digerire bene il kebab, non lo so. E... non mi piace ordinare cinese. Ah no? Perché la maggior parte delle volte poi sto male, vado tutta la sera al bagno. Tu c'hai un'amica tua che proprio non se lava? Che tipo dici proprio puzza sia in bocca sia sul corpo, igiene intima? O sono tutte pulite, belle, precise, pulite? Ma le mie amiche non puzzano. No? Ma conosci una persona che puzza, una ragazza che proprio puzza, che non si lava? Oddio, forse quando andavo alle elementari. No, conosci, no, io parlo proprio che c'ha 20-25 anni a Milano, che non... No. Beh, da te, perché io qua nelle Marche conosco una, che io quando ero piccolo, c'avevo 20 anni, piccolo, Dio, vabbè, 11 anni fa, uscivo con questa... Che veniva a scuola, con me, no, prima. Serena? Sì, si chiama Serena. Continuano a spammare Serena. Matteo, io porto casa Enrico. Sì, va bene. Allora, io solo per farti capire. Praticamente questa, perché tu prima si è parlato del culo grosso, ma tu non si è mai visto Serena come ce l'ha il culo. Cioè, è bella, bella formosa, bella, capito? C'ha due belle gambotte, c'ha due belle chiappe grosse, capito? Belle. Sì, ma è bella larda, capito? Larda. Larda e lorda. Lorda perché non si taglia le sopracciglia, c'è un monociglio. Anch'io le taglio poco le sopracciglia. No, magari c'era un monociglio, Monociglio. Tu non sei mai vista la Serena come è fatta. Serena, non è che dici qualche peletto dritto per dritto, pare che c'ha gli occhiali. Dritto per dritto, qui c'è. E poi io, dritto qua, dritto giù poi. Poi c'ha i baffi. I baffi neri, anch'io neri proprio, capito? Anch'io i baffi, guarda.
Ma questi farine, ma quella proprio neri, proprio gli, si vede che c'ha i baffi lunghi neri. Poi già aveva le basette qua, le basette che gli arrivava fino a qua gli arrivava le basette, fino a qua. Posso dire una cosa per cui magari non c'è tutta la chat mi dirà? E forse anche tu? Quando io ero più piccola, ero anch'io tipo pelofobica. Cioè mi dava fastidio dappertutto, i peli, sulle braccia, in faccia, sotto, sulle gambe, dappertutto. Cioè tipo a 16 anni sembravo un lombrico, cioè, sì. Dappertutto, sì. E poi più crescendo, ti dico la verità, un po' di peletto ci sta. Cioè non è che devi stare lì, anche perché poi la pelle si rovina se stai lì sempre col rasoio a tagliare, con le strisce depilatorie a togliere. Quindi cioè, lo fai nel momento in cui serve. Cioè, tipo d'estate, sai, un po' brutto da vedere, però tipo d'inverno, lasciare qualche peletto qua e là, se non devi fare qualcosa di particolare, ci sta, chi se ne frega. Sì, ma invece i peli così lunghi sulle così lunghi sulle gambe non è facile, eh? Sulle gambe, così lunghi, non così, 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 sulle gambe, lunghi, pelosi, gli passavi la mano, sembravano un uomo. Ma se non doveva fare niente, allora, doveva stare in casa solo a guardare Netflix. Ma che niente, doveva usciva con me, usciva. Ah, ma... mi sa che deve andare. Matteo, ci vediamo domani. Sì. Allora, due cose. Spegni il forno per maestro acceso. Sì. Aspetta. Spegni, no, sono parendo, non ci resiste più. Vai. Spegni il forno. Aspetta, un attimo. Io non lo spegno. Lo spegne Matte. Ecco, ciò ti siamo mangiato il cannellone. E su, pure questo delusi ti mangi. Comunque devo dire la verità, erano leggeri e il sugo era molto buono. Corri, devo fare la foto della ricetta, Enrico. Ah, quella? È quella di Lucy. Tu stai? Ce l'hai tu, hai detto Lucy. Ah, aspetta, fa vedere. Per Lucy. Non in live di là. No. No, dopo me la fai, me la dai sotto, gli faccio lo screen. La foto. Io voglio farci di. Enrico, grazie, c'ha ragione. Gaia. Ci faccio i gnocchi. Raid! David Walker, grazie mille, grazie al Raid. Ragazzi, ci vediamo domani. Io porto a casa Enrico domani alle ore 18. Non mi entra la giacca. Domani alle ore 18. Perché c'è l'altra giacca. Ah. Ragazzi, domani alle ore 18 Enrico cucinerà una bella ricetta alla milanese. Facciamo, no Enrico? Comunque, sì, tra me e Lucy, ragazzi. Si mettono le biccatine, che è? Sì. Mi dici com'è che devo via? Enrico, un attimo solo. Sì. Scusa Enrico. Tra me e Lucy ha vinto Enrico. Lucy Enrico. Lane. Enrico. Vabbè. Enrico. Senza fangazzo, però. Ha vinto Enrico. Vabbè. Non è vero. È ha vinto Enrico. È stato un troppo aiutante. Ah, sì, sì, esatto, è vero, ha fatto tutto. E pure io però sono tagliato. Sono ma fatto, che no. Ha vinto la nostra Lucy. Ha pulito tutto. Ha vinto la Lucy, ragazzi. Se... la ruota. La verità era... Senza togliere niente a Matteo, ma Lucy è stata insuperabile stasera. Buonissimo. Sì, sì, Lucy Lane. Con questa ricetta stasera, ragazzi, la rifarò a casa. La rifarò a casa durante una mia live. Va bene, lampadino, mo vediamo se ci sta, va bene. Mo se ci sta, David, aspetta un attimo, se no poi ti chiamo. Allora, quindi, oggi la vincitrice è Lucy Lane, ma la prossima volta vengo io. La prossima volta giochiamo in casa... gioco fuori casa, stavolta ho giocato in casa e... sei sicuro di volermi sfidare su un dolce? Però stavolta hai deciso no, tu su il un dolce, no, su un dolce te batte Matteo. No, lei ha fatto il suo piatto forte, no? Mm. Io adesso faccio il mio piatto forte sui dolci. Ok. Il mio dolce forte. Però posso darti un consiglio? Se vuoi battermi, devi studiarti qualcosa di un pelo più elaborato. Te faccio il giambellotto. Un giambellotto ti parte così. Dai, un giambellotto. Guarda mia, posso cucinare vendata. Dai, un giambellotto. Ciao ragazzi. Ciao, buonanotte. No? Ci vediamo domani. Sì. Va bene? Ciao Matte. Faccelo meglio. Cioè, non ho capito. No. Così, guarda come si abbraccia. Così si abbraccia le persone qua, così. Grande re, ci vediamo domani. Grazie. Ciao, grazie. ciao. Comunque, anche stasera è andata bene. Mi sgrida sempre. Ti sei divertito? Sì. Madonna, poi con Lucy Lane qua. Ma, ciao tesoro. Ciao, ci vediamo domani. Mi raccomando, fallo brava, eh. Io sì, ci provo. Sì, poi lo so. Matteo è sempre agitato perché la live è difficile, cioè io
lo empatizzo tantissimo a tenere questi ritmi, non so come fa veramente, complimenti, perché dici? Io impazzirei dopo due giorni. Ah, la madonna, adesso vedrai, sì, sì. Ciao, buonanotte ragazzi. Buonanotte, a domani. Ciao Henry, buonanotte, ciao. Grazie, ciao, di ciao. Tutto. Ciao. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, vi saluto pure io. Oh, grazie anche a mio padre che è stato qui. Casa anche tu? Eh? Beh, andate via tutti. Sì, sì, andiamo, faccio più. Da stamattina abbiamo trottato la stamattina. Fra poco e c'ho pure la serata domani. Abbiamo girato per cercare il costume, per fare l'evento, eccetera, eccetera. Ciao a tutti ragazzi, domani ore 18, Enrico Cuoco qui puntuali, non più tardi. Mm-hmm. Perché dopo domenica c'ho da fare, c'ho la serata, poi domenica devo accompagnare, come si chiama, Lucy alla stazione, mi devo alzare presto. Come si chiama? Domenica? Purtroppo. Ma come si chiama? Chi? Come si chiama? Lucy. Devo accompagnare, come si chiama? Ah sì, Lucy. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte ancora a tutti, buonanotte. Ciao a chi va, a chi resta, invece tra poco super content, quindi... E complimenti alla Lucy, esatto, per il favoloso piatto, sì, brava Lucy. No, grazie papà, veramente 12 ore, 13 ore, 13, 14. No, fra poco, 20, io fra poco questo sveglio, dalle 5 di ieri, quando è? 17, ormai è 24 ore. Grazie papà, grazie. Ciao, ma che? Ma per te, per Lucy, questo e altro, per Enrico. Anche no ragazzi, io quando un porto giorno a casa Enrico che lui deve riposare. Il forno è da spegnere. Ci siamo spengo. Ok. Un sonno terribile me l'ha preso prima, ragazzi, sono dovuto dormire 2 ore, stavo a collassare, era 3 giorni di fila che facevo orari strani. Vabbè. Ci vediamo domani. Ciao allora a tutti, buonanotte. A domani. Ciao, domani ore 18 Enrico, insieme alla Lucy. Grazie.